Ciao da Gocceri, eccoci da Out of the Box. Oggi si va a parlare di Restart, un gioco che è attualmente in campagna Kickstarter della Tito Games, gioco di Antonio Siannopoulos e Vangelis Eftimiou, dove ci muoveremo attraverso il tempo e cercheremo di salvaguardare e salvare la specie umana che sta andando in declino, vuoi pandemia, vuoi per l'estinzione, per uno o quattro giocatori. Ma andiamo a vedere come funziona. Per quanto riguarda il setup, per prima cosa dovremo scegliere qual è la modalità di gioco. La prima consigliata anche per la prima partita è quella di pandemia, dove andremo a usare questa plancia qua, da questo lato. Metteremo dei cippettini ciascun giocatore vicino alla plancia 4. Poi andiamo a mescolare il mazzo eventi. Ne mettiamo, in base al numero di giocatori, una griglia qua. In due giocatori andiamo a mettere una griglia di 3x3. In quattro giocatori invece saranno di 4x3. Mettiamo un mini mercatino che sono gli eventi futuri qua con tre carte. Andiamo a mescolare i mazzi di carte concatenazione in base al loro livello che è dato dal retro e poi da questi puntini, quindi di secondo, di terzo e di primo livello. Le mescoliamo ognuno per il proprio livello. Poi ne diamo a ogni giocatore due di secondo, due di primo e una di terzo, che sono in questo modo. Dopodiché, nella nostra prima partita, suggeriscono di togliere quelle di terzo che sono quelle un po' più difficili. Andiamo a mescolare tutte le carte rimanenti e poi ne tiriamo fuori 3 per giocatore, 2 giocatori, 6, che ve lo dico a fare. Dopodiché ci teniamo da parte i dadozzi che serviranno per questo modulo. A ogni giocatore daremo questa bellissima plancia, bella ricca, un personaggio speciale con del proprio colore, gli ometti del personaggio che abbiamo scelto o dato a caso, diamo l'adulto e diamo anche la versione bambina. Mettere a fuoco così la versione bambina e la versione adulta, la vasetta del colore che ci corrisponde e ovviamente la carta che rappresenta il nostro personaggio, volendo anche una bellissima carta riepilogativa che fa sempre comodo, i vari segnalini che ci sono, i segnalini frammento, i segnalini void, i segnalini pillole di adrenalina e quelli tempo ce li teniamo qua da parte, ciotole non incluse, e a ogni giocatore ne andiamo a dare 7 segnalini tempo, 6 pillole e un segnalino void. Inoltre, sopra ogni carta di concatenazione andiamo a metterci un segnalino frammento. Fatto ciò, si può iniziare a giocare. Una volta assegnato il segnalino primo giocatore, che è questo robetto qua, una volta che l'abbiamo assegnato, il giocatore andrà a prendersi in mano una bellezza di 7 carte dal mazzo, 4, 5, 6 e 7. Questo qua andranno a corrispondere alla mano iniziale. Le carte evento sono strutturate in questa maniera: abbiamo il tipo di evento, quindi il colore della carta, dei bonus se vengono giocati in questa plancia, un'abilità se viene giocata qua in questa griglia e poi dopo un bellissimo testo di colore qua sotto, la tipologia e quanto costa poterla giocare. Quindi il giocatore nel primo turno andrà a piazzare il suo sé bambino nella prima riga, che sarà indicata come la 1, 2, 3 e poi dopo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi andiamo a posizionare nella era 1 dove vogliamo noi. Facciamo conto di metterla sotto, ma per motivi di spazio, ve la metto sopra la carta. In questo modo andrà messo il bambino. Il turno del giocatore si struttura in questa maniera. Partendo da sinistra verso destra andiamo a fare questa azione qua sotto. Io vado a fare uno zoom rapidissimo. Eccolo qua. Le azioni che sono partendo da sinistra sono la fase di studio e poi andiamo avanti con le altre fasi che vi andrò a elencare tosto. Nella fase di studio andiamo a giocare le carte della nostra mano, se vogliamo, non è obbligatorio, le andiamo a giocare qua negli spazi. Ovviamente a ogni carta studio andrà piazzata nel relativo spazio, come vedete sono le stesse icone che abbiamo qua, le troviamo in questi 3 spazi. Quindi se io volessi giocare per esempio questa carta qui, che non la andrò a mettere qua sopra, e andrò a pagare il costo che è indicato in basso a destra. In questo caso un tempo, mi prendo un tempo dal mio ciotolino e lo vado
a mettere nella riserva. Una volta fatto ciò posso passare alla prima fase, che è quella della percezione, dove posso muovere uno dei miei omini, andare a reclamare una delle mie carte concatenazione o giocare e o giocare una carta evento in base a dove ho messo il mio omino. Poi ci sono anche un'azione secondaria, ma le andiamo a vedere dopo. Quindi come azione primaria io vado a mettere il mio puppettino qua, come dicevo, e poi il mio ometto grosso lo posso muovere dove voglio sulla griglia, tranne dove è il mio puppettino piccolo. Quindi l'io grosso e l'io piccolo non si potranno mai incontrare. Paradosso, come si suol dire. Lo vado a mettere dove voglio, tipo lo metto qua, 3D printing, e lo metto, l'ho messo sotto per motivi così, in questa maniera, ma diciamo che io lo metto sopra perché, dicevo prima, per motivi di spazio. Una volta che ho piazzato il mio omino, posso reclamare una delle carte che dicevo prima di concatenazione. Reclamare una carta è, mi vado a vedere lo schema di quella carta, che deve essere guardato in questo modo, non si può ruotare, flippare, girare, ribaltare, no, deve essere esattamente questo. Quindi mi guardo quello che voglio, se posso riscattarlo, e deve essere tipo questa qui, ovviamente deve essere due viola basse qua, una celeste ce l'ho, ma di qua non ci possa essere una gialla, quindi dovrà essere o di questa fila o di questa fila. Quindi una volta che io ho il modo di poter riscattare una di queste carte, volendo posso giocare un segnalino void per rendere la carta dove vado a piazzarlo di qualsiasi colore. Mettiamo caso che io abbia bisogno della viola, la metto qua, quella diventa una viola. Se ho una verde in cima, una celeste e una viola, riscatto la carta. Riscattare la carta ha un costo, ha sempre un costo riscattare la carta, che è indicato da qua in basso a destra. Quindi se io dovessi riscattare questa carta mi costa due tempo che andrò a pagare alla riserva, e questa carta qui, se ce l'ho, la prendo, la metto qua sotto vicino alla mia plancia, che mi darà i punti indicati in alto a sinistra alla fine della partita. Come si vede, primo livello sono 5 punti, poi 7, poi 13, perché è più difficile da completare. Poi magari gli altri giocatori che mettono le carte te la possono completare a loro insaputa. Se invece rinuncio a fare l'azione, vado a guadagnarmi un segnalino void, che come vedete è un bel jolly che farà la sua differenza. Ma una volta che ho riscattato le mie carte, ne andrò a pescare un'altra, quella che voglio io, sapendo qual è il punteggio e vedendo che sono i puntini qui per dirmi qual è, io me la riscatto e me la metto in saccoccia, e mi prenderò anche il frammento immediatamente. Questo frammento lo posso piazzare partendo dal basso verso l'alto in una delle tre colonne. Che cosa mi va a fare questo frammento? Se io lo dovessi mettere qua in questo modo, andrà ad attivarmi man mano che metterò più frammenti queste cose, quindi punti a fine partita e altre azioni primarie e secondarie in base a dove sarà arrivato il frammento. Quindi in questo caso io so già che avrò un punto se quella carta sarà lì a fine partita, perché magari durante il gioco io posso giocare altre carte sempre nella prima fase anche sopra quelle già esistenti, e andranno a disabilitare quelle che c'è sotto ed attivare quello che c'è sopra. Posso anche, volendo, se ne ho bisogno al momento, per un uso temporaneo, utilizzare i segnalini adrenalina da cliccare qua sopra e attivare quell'abilità, ma solo per il turno corrente, dopodiché verranno scartati a fine, ma ve lo racconto dopo. Inoltre, come le variazioni, come dicevo, posso giocare una di queste carte dalla mia mano senza pagare nulla, quindi non pagherò il tempo, la posso giocare tranquillamente in uno spazio dove è situato il mio omone grosso grande. Vado a fare la anti-friction material e la metto qua sopra. Una volta che ho messo la carta nella griglia, nello spazio dove è il mio omettone, se volendo potrei attivare questa abilità. Tutte le volte che gioco una carta là sopra, salvo per concatenazione, tipo io gioco questa carta che mi dice di giocarne un'altra, la seconda che gioco non me la va ad attivare, ma la prima sì. Quindi in questo caso è scarto dei segnalini tempo dalla mia riserva per fare una azione piano A, che vi andrò a spiegare ora in tempo zero. Una volta che ho fatto le mie tre azioni, oppure ho rinunciato alla fase di percezione, si passa alla fase di intelligenza. La fase di intelligenza, questa qua, le azioni qui le posso in qualsiasi ordine piace, pare a me, quindi non è per forza da seguire il movimento, giocare e riscattare, ma posso anche riscattare, muovere, giocare una carta, quello che voglio io, nell'ordine che voglio io. Passiamo alla fase successiva, che è quella di percezione, che è qua
giochiamo su questa plancia, in questo modulo, perché questa parte qua sotto che viene aggiunta si utilizza in questo modulo. Ci sono gli altri moduli, come vedete, cambiano le azioni che si possono fare qua sotto. Tac, si mette così, e qui è questo modulo. In questo modulo ci sono questi bei dadozzi. Andiamo a tirare questi dadi, ma prima di tirarli scegliamo se vogliamo fare il tracciato A o il tracciato B. Nel tracciato A studieremo un virus e nel tracciato B studieremo la cura. Come vedete, i dadi sono virus e cura, e poi questo simbolotto qua lo tiriamo. E ho deciso, ma prima di tirare, vi ricordo sempre di tirare il mio tracciato. Mettiamo caso abbia scelto il tracciato virus, sono stato fortunato, ho 4 risultati positivi e un risultato negativo, perché quello che è opposto, in questo caso vado a fare 4 meno 1, questi due si cancellano, e allora posso avanzare col mio pippolino sul tracciato, sul piano A. E da qui la carta che ho giocato prima, che mi diceva appunto di scartare 2 segnalini tempo per fare un'azione piano A, che avrei tirato i dadi a gratis per fare questa cosa, e vado ad avanzare di 3 spazi. Se avessi scelto il piano B sarebbe stato il vaccino, in questo caso sarebbe stato nulla di fatto. Ma ci viene incontro la nostra bellissima plancia qua sotto, vi faccio uno zoom, che dice in base a quanti frammenti e a quanta adrenalina ho in questo spazio, volendo posso aggiustare i dadi. Quindi che cosa vado a fare? Ho 2 frammenti, 1 o 2 frammenti, posso dire ok, questo dado non è questo qui, borda, me lo giro in questo modo. Lo potrei fare, ho un frammento, lo posso fare, ho anche un'adrenalina, però con 2 adrenaline posso fare uno solo. Mentre quello nel mezzo, in base a frammenti e cose, se ho questo risultato, invece di avanzare di 1, avanzo di 2. E nell'ultimo spazio, come si vede da quella freccettina ribaltona, in base a quanti frammenti o adrenalina ho in questi spazi, posso andare a ritirare i dadi. Molto semplice. Però posso fare anche un'altra cosa. Posso, mettiamo caso avessi scelto il piano B, quindi di studiare il vaccino, posso scartare tutti i dadi negativi, in questo caso quelli del virus, per registrarmi di qua, in questo tracciatino qua a destra, e mi metto qui. Quindi scarto questo, in questo caso sarei avanzato di 1 su qua. Triangolo il piano A, il tondo è il piano B, avanzo di 1. Va da sé però che in questa occasione, quando vado a salvare, i numeretti che ci sono scritti qua sopra, faccio una zoomata della plancetta, quindi come si vede piano A, piano B, i numeretti che sono qua sopra sono dei salvataggi, e se faccio questi salvataggi saranno punti negativi e fine partita, di qua e di là. Quindi posso farlo, e magari perché il tiro è abbastanza brutto, per avanzare, che man mano come vedete come avanzo vado a guadagnare i punti in base a dove sono sul tracciato, e questo è quanto. Ma posso anche rinunciare interamente all'azione, alla fase percezione, per prendere 2 volte la fase di memoria. Nella fase di memoria è una fase di rendita, vado a prendere di base una carta, la carta la prendo da questo mercatino oppure la pesco così a caso, e vado a prendere anche un segnalino tempo. Se rinuncio alla fase si moltiplica tutto per 2. Quindi se io dovessi avere per esempio una carta del genere messa qua e arrivo ad avere dell'adrenalina in questo spazio, o un frammento in quest'altro spazio qua, mi andrei a prendere 2 carte, e, o meglio, vado a sommare il tutto, avessi dei frammenti fino a quassù, andrei a prendere 1, 2, 3, 4, quindi moltiplica per 2 prenderei 4 carte. Una volta che ho fatto la fase memoria, vado a fare l'ultima parte, che è indicata qua in basso, che è la parte di ripristino. Nella fase di ripristino vado a scartare gli eventi che ho in mano se sono superiori a 5. Vado a scartare tutti i segnalini adrenalini usati, quindi questo qui viene via. Nel caso in cui avessi guadagnato, ne so, io qui ci ho giocato un'adrenalina e poi ho guadagnato un frammento, questa adrenalina si rimuove ma il frammento scende di sotto. Poi tutti i segnalini void che sono stati utilizzati vengono scartati. Poi si rimette le carte evento futuro di se sono state prese. Dopodiché si va a fare la fine del round. La fine del round si ha quando qua ne rimangono solamente 2. Si riprendono gli adulti
nel caso in cui, perché comunque sia in questo caso il round non finisce, quando rimangono meno carte si ritirano gli adulti, i bambini salgono nell'era numero 2. Poi a ogni fine round, se prende il frammento, ne prenderemo due oltre a quelli extra. Si muove il bambino, appunto, come ho detto sopra, e poi si piazza oltre al frammenti che ci sono, si va a mettere anche il segnalino adrenalina per ciascuna carta. Dopodiché si vanno a mettere le nuove carte in concatenazione dove mancano, e ci si mette un frammentino su quelle nuove. Il gioco finisce quando, alla fine della terza era, tutti i giocatori hanno giocato lo stesso numero di turni, si vanno a vedere i punti vittoria. I punti vittoria sono dati dalle carte che abbiamo convalidato e dove siamo arrivati nel tracciato del virus oppure della cura, e poi le carte che abbiamo studiato e quelle che abbiamo seppellito nella nostra memoria. Perché, come dicevo prima, appunto, se noi abbiamo questi segnalini, frammenti, li mettiamo qua e dove hanno raggiunto il simbolo del punto faranno punti. Stessa cosa, alcune azioni che abbiamo qua, tipo questa icona qua, ci dice, quella che vediamo in basso, ci dice di seppellire. Seppellire è prendo dallo stesso tipo, quindi da questo qua, che è questo spazio, la prendo e la metto qua sotto in questo modo. Alla fine della partita la vado a piazzare qua sopra e se ho i segnalini indicati andrò a prendere quei punti. Tutto molto regolare. E questo è con il modulo pandemia. Inoltre, per ogni adrenalina che non abbiamo speso varrà un punto. E poi a fine partita, perché non è finito, per vedere come sarà stato il nostro futuro, andiamo a sommare il costo in tempo di ciascuna tipologia di carta evento e in base a quella che avrà il costo più alto sarà il nostro futuro, che è questo qua. E nel caso di pareggio il giocatore sceglie, o meglio il vincitore sceglie. Innanzitutto un ringraziamento ai ragazzi del T2 Games per avermi permesso di mettere le mani sopra questa copia prototipo. Quindi tutto quello che avete visto nel gioco è un prototipo. Allora, partendo come prima cosa dai componenti e poi arriviamo al gioco. I componenti, carte sono fatte bene, questa grandezza permette di leggere bene il testo, le icone sono chiare, e non sono telate queste, ma ripeto, è un prototipo, quindi ci sta che siano in questa maniera. La plancia è bella, robustona, pure troppo, perché ha la parte simpatica di essere calamitata, come vedete rimane attaccata, è bella grande, però è un po' troppo grande, anche se ha i supporti laterali da aprire per poter metterla così e appoggiarla. Diciamo che è un po' cicciottosa, potrebbe essere un pochino più fine, gli incavi vanno bene, ma rimane un po' scomodo se si usano questi micro frammenti e infilarli così, per poi dopo, se si incastrano, rimuoverli. È la parte un pochino più scomoda di questa plancia. Poi il fatto che ci si incastri questo con il nuovo giocatore è un pochino tanto, sì, diciamo, poteva essere, bastava semplicemente metterla meno. Diciamo che è un po' troppo tanto. Questi qui sono utili quando vai a cambiare la tipologia di gioco, perché ce n'è uno per giocatore ovviamente, e poi qua sotto verranno messe delle carte equipaggiamento, chiamiamolo così, che servono per la partita, per atto draft, che sono utili per arrivare a far punti e a riuscire a risolvere, insomma, un'abilità in più, per capirsi. Però riguardo alla plancia, bellina, sia a doppio, triplo, quadruplo strato, però poteva essere un attimino più snellita. Questo ci puoi mettere le carte, comodo metterci le carte in questo modo, però che poteva essere tranquillamente un po' più snellita. A parte questi piccoli dettagli, il resto sono dei buoni materiali, ma ripeto, è sempre un prototipo. Magari in corso d'opera, durante la campagna, verrà sistemato qualcosa, perché i segnalini sono veramente piccolini, un pochino più grandi, oppure dei cubettini, qualcosa, sarebbe meglio. Miniature, sono miniature decentissime da gioco, e per il resto anche dadi che sono incisi vanno più che bene. Il resto, anche l'artwork è anche piacevolissimo da vedere. Un'altra piccola cosa, siccome il gioco può essere fatto da campagna e mosso, quindi seguendo un filone, fatta una partita, si passa a quella dopo, fino a aver fatto tutti quanti i moduli, c'è questo utilissimo foglio dove ti vai a segnare le carte che ti sei tenuto e i vari oggetti che hai e i vari segnalini e tutto quanto.
Sì, devi mettere tutto un'altra parte, dipende da Ziploc e la infili dentro. Magari se riuscissero a fare un qualcosa che io mi prendo tutte le mie cose, me le tiro fuori, ce l'ho già lì senza dover stare a avere questo foglio, che è utile, ma potrebbe essere fatto il meglio. Ovvio, fare una scatolina di carta, due plecci di robe, è da vedere un po' come la infili dentro la scatola e i costi che può portare. Però sono tutte quante pareri così. Il resto, veniamo al sodo del gioco. Un gioco di combo, di carte, quindi la prima partita sarà sicuramente ostico e giocarlo in quattro allungherà un po' i tempi, perché vai a vedere cosa fanno le carte, cosa posso fare, quelle che ho in mano, cosa comprarmi, andrai direttamente a guardare come andare a redimere le micro carte in base ai colori, guarderai colore e fare quello. Allungherà un pochino il tempo questo. Giocato in due, quando, soprattutto la prima partita, ovviamente i tempi sono ridotti. Man mano che si prende confidenza col gioco, quindi si sanno alcune carte cosa vanno a fare, diciamo che il test è più immediato, senza dover stare a che fa quest'icona, aspetta che cos'era questa, com'è la fase, che è benissimo riassunta in basso nelle plance, e oltre ad andare diretti a questi si guarderà anche un pochino di incastrare bene le varie abilità per poter riuscire a fare abilità su abilità su abilità, perché anche utilizzare i frammenti da mettere nei buchetti e l'adrenalina al momento giusto ti darà azioni in più da poter fare, poter giocare altre carte, poter reclamare altri di questi obiettivi, tirare dadi a gratis senza dover spendere nulla, o magari saltare proprio quella fase perché ha preso dati, per poi dopo andare a raddoppiare tutto quello che vai a prendere a fine turno. Quindi è un gioco che all'inizio c'ha un po' di scalino, perché trovi tutte queste informazioni date nelle carte, poi avete visto che le azioni sono semplici: muovo, blocco carta, riscatto, attiro dadi se li voglio tirare, stessa cosa anche la prima fase se la voglio attivare, e poi dopo andare a raccattare. Quindi non è così complessa quello che va a fare l'azione, ma è proprio il come va a incastrare tutto quanto. Poi giocare anche gli altri moduli, una volta che uno ha giocato Pandemia, che è quello il base, vai a giocare la parte dietro di Pandemia, dove ci sono dove deve andare a interagire con delle leggi per riportare la equità di legge, un'altra con un altro mazzo di carte dove vai a cercare di sconfiggere l'estinzione, e poi dopo l'ultimo modulo, quello dell'oceano, dove dovremo salvare ovviamente il pianeta. Quindi per gli amanti di carte e di incastri con combo e con sviluppo, dove ci saranno più azioni da fare, può andare benissimo nelle corte. Detto questo, vi rimando alla campagna di starter, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, a tutto quello che concerne la Tana che offre nell'internet, e come sempre ci vediamo al prossimo Loot Box, e se siete in dubbio sapete come giocare.